è il primissimo video della serie dedicata a Get Famous. Sono troppo emozionata, non potete nemmeno capire, non riesco manco a parlare. Infatti, mi scuso già da adesso se non riuscirò a dire una frase compiuta, ma davvero sono su di giri e non so cosa sarà il 16, perché il 16 uscirà l'espansione. Infatti, sto registrando questo video il 13 novembre e ho appena aggiornato il gioco, quindi oggi andremo, ve lo dico proprio così ragazzi, a conoscere il primo, tra virgolette, personaggio segreto che farà parte di questa serie. Vi ho dato già qualche spoiler su Facebook, ma date comunque le novità che rilascerà questo aggiornamento, potete già capire di che personaggio si tratta. Appunto, sarà la nostra cara Style Influencer. Intanto vedo qua qualche news, la sfida della positività. Allora, la positività fa girare il mondo, aiuta i tuoi sim a dire una parola gentile e a essere disponibili e migliora il loro quartiere. Questa cosa non l'ho vista da nessuna parte, è la prima volta che la vedo. Vabbè, faremo anche questo. Vedremo se abbiamo il tempo, vediamo se abbiamo il tempo. Qui mi arrivano messaggi, nonostante io abbia tolto la vibrazione, cioè anche il mio telefono non mi aiuta. Vabbè, ce lo lancio da qualche parte. Allora, i tuoi sim hanno mai desiderato migliorare il mondo? I tuoi sim potranno guadagnare poster motivanti, ricchi di una potente energia positiva come premio per aver reso il quartiere un posto migliore. Oh, che bontà, che bontà, ma che bontà. Vabbè. Ok, ragazzi, sì, ve l'ho detto, sono come non mi avete mai visto, anzi, come non mi avete mai sentito più che altro. Ah, intanto sono contentissima che lo speed build dell'appartamento di April e Alyssa vi sia tanto piaciuto. Una di voi me l'ha anche chiesto, quindi lo metterò in galleria dopo che registrerò il video, poi l'avviserò ovviamente su Facebook. E niente, ovviamente ragazzi, in questi primi episodi che sono tipo un dietro le quinte di Get Famous, ma uno massimo due, uscirà uno di questi episodi prima dell'espansione, perché la mia connessione, cioè io registrerei a non finire, però la colpa è della connessione. Come alcuni di voi già sapranno, quindi magari in questi due episodi di Dietro le quinte di Get Famous conosceremo tutti gli altri personaggi. Già da oggi non vi posso far vedere il video di presentazione perché lo vorrei girare quando abbiamo sistemato tutti i sim con le nuove cose uscite con l'espansione, quindi le nuove cose del cast. Quindi come pettinature, quando sono ben sistemati, girerò le scene del video di presentazione. Quindi, ragazzi, questa sfida vedremo se riusciremo a farla oggi, però vediamo quanto durerà. Penso che duri almeno una settimana. Non so quando sia iniziata, sinceramente, perché è un po' che non registro a parte lo speed build. Ah, ok, andiamo, ragazzi, andiamo subito dalla nostra style influencer. Eccoci qui ragazzi nel cast, lei è la nostra style influencer, fatemi sapere cosa ne pensate. Se conoscete una certa Chiara Cherry Blossom Channel è il suo nome di adesso originale, sicuramente l'avrete già vista perché è una delle, diciamo, pretendenti partecipanti del suo GF Sims, perché la nostra Cherry Blossom Channel sta preparando la serie, cioè del GF Sims, e lei gliel'ho mandata come aspirante concorrente. Non sappiamo ancora se ha superato le votazioni, lo scopriremo presto, quindi vi consiglio di andare a iscrivervi al canale di Cherry Blossom Channel, che trovate anche qui in descrizione, ma penso la conosciate già. Comunque, bravissima, fa per di più serie Micinima ed è bravissima, non lo so. Allora, vi leggo subito la sua descrizione, che è stata quella che mi ha dato anche alla nostra Chiara. Dolce, bella, intelligente, Rashida è una ragazza di origini arabe, proveniente da una famiglia nobile di principi e principesse, è da sempre cresciuta con gli insegnamenti rigidi dei genitori e a lei questo non è mai piaciuto troppo. Ora che finalmente si è trasferita nella città dei suoi sogni, desidera farsi conoscere dal mondo intero per la ragazza semplice che è e diventare style influencer. Ce la farà GF Sims? Poi aggiunto, soprattutto, come reagirà la famiglia vedendo la concorrente di un reality? La vedo male. Ovviamente, essendo lei proveniente da una famiglia molto rigorosa e nobile, soprattutto, penso che qualora dovesse entrare nella casa, loro reagirebbero male perché
comunque le hanno sempre dato un'educazione molto appunto maestosa e rigorosa. Qualora ragazzi dovesse riuscire ad entrare nella casa degli F Sims di Cherry Blossom Channel, ovviamente noi supponeremo che quella sia un'esperienza passata e che grazie a quello magari abbia più chance di diventare una celebre style influencer. Invece se non dovesse entrare, pazienza, è uguale lo stesso. Quindi ragazzi, se la volete è in galleria, non vi preoccupate perché come vedete qui ha dei contenuti personalizzati come le ciglia, la skin, però io ovviamente ve l'ho condivisa senza nessun tipo di contenuto personalizzato, quindi è pura casta, diciamo, la trovate pura casta. Allora, come vedete non è sola perché ha un amichetto pelosetto, è di questa razza qui, Bobtail americano. Lui ha come tratti spirito libero, affettuoso e perspicace, e si chiama Muslim, cioè ragazzi che nome tenero, ed è un cucciolo, è un cucciolo. Lei invece come tratti ha genio, amante dei gatti e amante della famiglia, sempre per quello che ha vissuto con la sua famiglia comunque. Invece come ispirazione ha nativa della città, perché come avete visto dalla sua storia, dalla sua descrizione, lei sin da bambina ha sempre avuto il sogno di trasferirsi nella città dei suoi sogni. Allora vi faccio vedere anche tutti i suoi outfit. Ne ha due quotidiani, eccola qui. Lei ha uno stile molto semplice, ma allo stesso tempo anche colorato. Insomma, è una ragazza tranquilla, molto positiva e piena veramente di sogni, ragazzi. Questi sono quelli formali, guardate qui. Vabbè, questi sono tipo stile indiano, lei è araba, però trovavo le stessero bene. Quelli, come dire, sportivi. Da notte ne ha due, cambia anche la pettinatura, questa qui di da giorno da bucato e questa tutina. Poi da bagno con questa pettinatura fantastica, lei le sta benissimo. Da festa ne ha due, uno elegantissimo, questo vestito oro, e anche il trucco, ragazzi, guardate che bella, cioè ci ho messo una vita a crearla, non mi andava bene nulla, ma alla fine ne è valsa la pena, cioè i risultati ci sono, mi piace tantissimo. E il secondo è questo, un pochino più semplice. Quelli per i climi caldi sono questi, e quelli per i climi freddi, quindi per l'inverno sono questi, sono due qui, e questo magari per uscire un pochino più pesantino, mentre questo forse anche per stare in casa, sì, molto semplice, vedete, molto colorato. Ve la faccio vedere di nuovo da vicino, ragazzi, ditemi se vi piace, cioè ve la faccio vedere anche ovviamente senza sì, giusto per rispetto, ecco, così e senza materiale personalizzato, vedete, è carina ugualmente, però io per stare in pace con me stessa qualcosa gliela devo mettere, eccola qui. Ok ragazzi, questa è la nostra Rashida Madani ed è un nome arabo. Lo sapete come io amo giocare in maniera realistica e sono anche un po' troppo pignola per quanto riguarda The Sims, però vabbè, ci sta, fino a un certo punto ci sta. Spero di avervi detto tutto per quanto riguarda il Crown Sim. Non vedo cose nuove, cioè non penso che con l'aggiornamento siano uscite insomma, nuovi tratti, nuove ispirazioni, nuovi outfit. Vediamo i tipi di look, vediamo un po'. Ah, qui vedo delle cose nuove, no, ma non sono delle. No. Vediamo su tipi di look se c'è qualcosa di nuovo. Non penso, ragazzi. Oddio. No, questo qui è perché giustamente io, avendo acquistato da poco Avventura nella giungla, non ho ancora visto tutto. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, ragazzi, e adesso andiamo subito nella modalità Vivi per vedere tutto quello che l'aggiornamento ha rilasciato. Andiamo! Allora, entriamo. Ho dovuto un attimo accendere le luci perché, nonostante l'appartamento sia stra illuminato, adoro questo aspetto. Comunque senza luci non è che si vedeva granché. Quindi entriamo subito.
nell'appartamento di Rashida. Ragazzi, è molto molto semplice come appartamento, e a differenza di quello di April e Alyssa, ha dei toni molto molto chiari che rispecchiano comunque la personalità di Rashida, perché comunque è molto semplice come arredamento e anche lei è una ragazza molto semplice, molto basic, ecco. È molto luminoso perché comunque i colori sono tutti molto chiari, quindi ovviamente la luce riflette. Questo dettaglio della luminosità mi fa impazzire, però comunque ci sono questi colori sull'arancione che esaltano e che contrastano comunque i mobili chiari. Qui abbiamo una libreria, una pianta, qua ci sono tutte le cose per muslim. Il tiragrafi, non ho messo quello gigante perché ingombrava troppo, sinceramente. Io sono solita ad utilizzare, a mettere queste lampade perché occupano pochissimo spazio e sono carinissime, quindi le metto spesso. Le metto spesso. Insomma, è molto semplice, davvero molto molto semplice. Secondo me manca anche qualcosa, talmente semplice questo appartamento. Infatti, anche in questa stanzina qui, troviamo semplicemente l'asciugatrice e la lavatrice e una seta a stiro. Quindi conto magari di mettere qualche decorazione in più. E adesso arriviamo al punto forte, che è il bagno, ragazzi, che io amo, amo lo stile che ho ricreato in questo bagno. E lo stile dei mobili riprendono molto lo stile dei mobili che usciranno con Get Famous, quindi uno stile un po' sfarzoso, un po' lussuoso, però molto meno pacchiano, perché io li trovo un po' pacchiani quelli, mentre questo, cioè, è molto stiloso, non lo so, è molto fine. Vedete queste rifiniture oro, lo trovo, ecco, anche questo lampadario. Lo trovo molto fine, molto elegante, ecco, anche queste wall art che stanno qui, molto colorate, anche questa, guardate qui gli animali della giungla, molto stile Rashida. Poi adesso andiamo nella camera da letto, nella sua stanzina, e anche questa è molto molto carina. Entriamo e ci troviamo subito davanti al letto, lei ha un letto matrimoniale. Ha la toeletta dei trucchi, ha l'armadio che non hanno April e Alyssa perché mi sono dimenticata di metterlo, ma lo faremo insieme poi quando andiamo da loro. Qui alcuni quadri, qua magari metterà i suoi disegni, dei look, degli outfit. Infatti, l'ho messo anche questo affare per fare i quadretti, per dipingere, insomma. E la toeletta dei trucchi, guardate qui la vista che ha Rashida. Cioè, la luce che entra soprattutto, infatti qui non ho messo tende e qui c'è la cuccettina di muslim. Ok, ragazzi, basta, non perdiamoci in chiacchiere perché io voglio assolutamente, cioè, voglio assolutamente vedere tutto. Allora, tanto lei ha già salutato le nostre care. Che cavolo succede, ragazzi? Ma questo è l'appartamento di, oddio, di April e Alyssa, o sbaglio? Eh sì! Non ci posso credere, ragazzi. Sì, è l'appartamento di April e Alyssa. Oh mio Dio. Oh, forse questa è la loro cassetta postale. Vediamo. Sì, prendi la posta, c'è posta. C'è la postina, quindi. Vi stavo dicendo, mentre ero da April e Alyssa, cioè, diciamo che hanno invitato Rashida a guardare un film, quindi hanno anche potuto stringere amicizia. Ah, gli auricolari, grazie mille. Ma no, perché c'era l'icona di. Vabbè, bug, ragazzi. Lei è furentissima, è furentissima. Ha la faccia della ragazza pacata, insomma. Questa mettetela nell'inventario perché dobbiamo farci un sacco di foto ricordo. E ragazzi, come cavolo si vede la visuale in prima persona? Mi devo un attimo documentare. Nel mentre andiamo a vedere la carriera, andiamo subito a intraprendere la carriera. Oddio, controlla il diario dei social media. Questo non so se c'era già, ragazzi, sinceramente. Oh mio Dio, la sporcizia. Chiamo la coordinatrice dell'evento. No, aspettate. Proviamo. Intanto c'è la sfida della positività. Calmati, pulisci, pulisci. Butta via, butta via. Ah, dura 21 giorni, quindi abbiamo un sacco di tempo, ragazzi. Non la faremo oggi.
Anche qui, ragazzi, hanno cambiato l'icona per viaggiare. Invece che la lente di ingrandimento c'è l'auto. Sarà qualche segno? Oddio, chi è? Ragazzi, chi è? Coordinatrice della sfida. Ah, vabbè, dato che ci siamo, chiedi la sfida della positività. Lei intanto sta giocando con Muslim. E adesso registra al Ministero del Lavoro. Oddio. Ragazzi, non ci posso manco credere. Allora, togliamo questi muri. Ehi là, per riuscire nella sfida della positività devi svolgere una serie di compiti gentili, generosi e amorevoli per altri sim. Allora, ah, vedete? Sì, io mi sono sbagliata. Nello speed build vi dissi che questa opzione usciva con l'espansione. In realtà mi sono confusa, è uscita con l'aggiornamento, cioè la possibilità di dare noi un titolo alla carriera che il nostro sim sta svolgendo. Però, dato che noi dobbiamo fare sta influencer, direi che non ci serve con lei questa opzione. Sia amichevole con gli altri sim, vabbè, col suo umore, no, è diventata felice, va bene. O renditi utile ai tuoi vicini, va bene, qualsiasi cosa che diffonda l'energia positiva. Dopo aver completato una fase dell'aspirazione, assicurati di aprire la scatola della gentilezza per ricevere un premio. Oddio, la scatola della gentilezza. Allora, proviamo un attimo. Vabbè, ci stiamo perdendo, ragazzi, con April. Vediamo un po'. Beh, rallegra, penso, sia un'interazione positiva, no? Complimento sincero. Possiamo anche fare, vediamo un po'. Possiamo anche fare chiedi della sua giornata. Vediamo se arriva qualcosa. No, ragazzi, dobbiamo cercarci un lavoro. Inizia una carriera. Non mi interessa, dai. Ah, lei sta facendo la lavatrice. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo per iniziare la carriera di style influencer. Cerchiamola. Oddio, rullo di tamburi. Ah, influencer di stili. Oddio. Allora, influencer di stili. Identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico, riconoscendo la persona più idonea a fare da tramite per simili intuizioni, influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente. Rami della carriera, creatrice di tendenze e stilista. Cioè, allora, Rashida che ramo potrebbe intraprendere in futuro? Vediamo, creatrice di tendenze o stilista? Vabbè, questo lo capiremo strada facendo. Direi di accettare. 18 simoleon all'ora, dalle 9 alle 17, perché comunque è una carriera attiva. E giorno di vacanza, sabato e domenica, direi perfect. Accettiamo, ragazzi. Very, very, very good. Intrapresa la carriera di influencer di stili. Oh, oddio, iniziamo subito. Assegnazione lavorativa, intervista dei sim. Rashida Madani deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Ovvio che sì. Rashida lavora come recensitrice imbrattacarte presso Smog Inc. Vabbè, inizierà verso venerdì, verso le 9. Allora, gli incarichi del giorno. Allora, intervista dei sim. Proviamo a vedere se possiamo. Oddio, discuti dell'abito, ragazzi. No, sto piangendo. Poi dobbiamo. Sì, dobbiamo intervistare. Molto semplice come cosa. Quindi, vediamo se riesco a trovare l'interazione. Oddio, siamo ufficialmente style influencer, ragazzi. Assurdo, non ci posso manco credere. Intervista Lissa. Ok, intervistiamo la nostra amica Lissa. L'abbiamo intervistata. Ehi là, passavo da questa parte in cerca di un po' di ispirazione. Magari insieme potremmo partorire qualche idea, ok? Uno l'ha fatto. Ok, visto che ti sei proposta volontaria, cara April. Adesso ti intervistiamo. Altre scelte, altre scelte. Ecco questo bollino, ragazzi. Oddio. Vediamo cosa ci dice. Ok, 2 su 3 l'abbiamo fatto. Qui non abita nessuno, quindi e ci metteremo qualcuno, ragazzi, inutile dirmelo. Ragazzi, c'è Johnny Zest, quindi direi che possiamo intervistare lui con il suo look un po' così. Discuti dell'abito e poi intervista Johnny.
Ok. In Kubu Koiba? Oh, yes. Vediamo un po' la nostra style Oh, influencer come se la Bobby. cava. Senza, vabbè, senza blocchetto. Ok, abbiamo intervistato tre sim, quindi sostanzialmente adesso non dobbiamo più far nulla, abbiamo fatto tutto, quindi possiamo dedicarci anche alla sfida della positività, però volevo vedere anche le altre cose, cioè innanzitutto qui non possiamo vederlo perché siamo in un appartamento, però vi faccio vedere che hanno rilasciato gli strumenti del terreno, quindi possiamo finalmente modellarlo come più ci piace. Come però? Beh, sicuramente non possiamo farlo, vedete, perché qui, ecco, non disponibile per questo lotto. Però, ragazzi, lo useremo sicuramente. E adesso vado un attimo a informarmi per vedere la visuale in prima persona. Ok, ragazzi, Shift più Tab. Quindi, troviamo i tasti, perché sono... Allora, ok, Shift più Tab. Oddio! Ci posso nemmeno credere. Oddio, oh mio Dio. Aspettate, perché qui dove devo andare? Ah, ok. No. Allora, vediamo un po'. Oddio, complimento. No, ragazzi, amo la follia. Ecco, questo immaginavo di vederlo spesso, cioè vedere dentro i crani dei Sim, ma vabbè. Che sguardo sexy però, Johnny. Non ti avevo mai visto così sexy, davvero. No, vabbè, posso anche morire adesso io. Ho visto tutto ormai. Ah, qui siamo in camera da letto. Praticamente con le frecce ci spostiamo. Oddio, che fai, Rashida? Oddio, sta facendo le flessioni. No, vabbè, dov'è Muslim? Voglio Muslim, ragazzi, non trovo Muslim. No, 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 posso solo, cioè punta e clicca praticamente, vedete? Se io faccio, ecco, vai qui. Oddio! Rashida! Ma è stata lei, ragazzi. Ecco Muslim, stoppiamo. Vediamo le interazioni con gli animali. Allora, è un po' difficile, ma perché ovviamente non sono abituata. Prendiamolo in braccio. Che figata, non ci posso credere. Ok. Oddio. Che bello, ragazzi. Allora, adesso metti giù Muslim. Ok. Mamma mia, ragazzi. Non so voi, ragazzi, ma io sto faticando un bel. Adesso proviamo a lodarlo, abbracciarlo, accarezzarlo. Ovviamente non la userò sempre, perché è un po' difficile, perlomeno adesso. La Shida è diventata buona amica di Muslim. Prova amore. Sì, è un po' difficile spostarsi con la visuale, ma secondo me con un po' di pratica... Oh, no, vabbè, ragazzi. Cioè, mi vengono un po' di vertigini, sinceramente. Adesso proviamo. Allora, asciuga il bucato, ecco. Ah, scusami, ok, va bene. Cosa facciamo? Oh, oddio, vediamo cosa fa. Ragazzi, vediamo cosa fa. Ah, sta andando a pulire il piatto, ok. E vabbè, ovviamente lo lava nel lavandino. No, vabbè. Sto amando, ragazzi. Ma in tutto questo posso camminare? Voglio andare fuori dall'appartamento. Come devo fare? No, sta andando in bagno, ragazzi. Vediamo Rashida che va in bagno. Proviamo a fare qualcosa con lo specchio. Datti una sistemata. Oddio. Ma perché gli occhi così neri? Ma strane cose. È molto energica lei, ragazzi. Comunque è una cosa fighissima. Allora, adesso Shift più Tab e usciamo. E proviamo adesso andare un attimo da
Ecco, invita a stare insieme. No, eccola, eccola qui. Accetta di passare del tempo insieme, perché lei ce l'ha chiesto e non l'avevamo ancora accettato. Ok, accettiamo. Impara a conoscere. Discuti dell'abito. Dai, vediamo se ci sono altre interazioni, però. Vediamo. Allora. Ah, non riesce la poverina. Vediamo se ci sono altre interazioni. Ah, Zest se ne va. No, discuti dell'ambito e poi niente, fare le interviste, però se ovviamente noi siamo style influencer, però ci dovrebbe essere anche, vediamo se lo troviamo nella modalità costruisci compra, il tablet per fare disegni, no? Ci dovrebbe essere quello. Aggiungi una storia su Instagram. Che succede? Alissa si sta dando la pazza gioia, cioè fa feste, lei comunque, loro due sono molto amanti della musica, quindi vogliono anche fare amicizia con delle rock star, con delle band, ne vedremo delle belle anche con loro. Perché è furente? Cioè, forse è furente perché non è d'accordo che Alissa faccia questo baccano, ma vabbè, c'era anche Vladislaus, non so cosa voglia. Cerchiamo di tranquillizzarla, cerca di calmare, forse è un po' in ansia. E ha paura di non riuscire a diventare famosa perché lei proprio ha questo desiderio e lo vuole assolutamente esaudire a tutti i costi. Vediamo un po' i suoi umori. Presenza vincente, ci si sente attraenti dopo essersi agghindati allo specchio. Ok, vicini rumorosi, sentimento d'amore per Muslim. Ok, questo è il tratto dell'otto. Vediamo giusto per se ci sono nuovi tratti dell'otto. Io ho messo questo, vicini vicini, vivaci, scusate, non posso rimuoverlo. Vediamo un attimo se ci sono dei tratti nuovi. Questo non l'avevo mai visto, però l'ho messo per la casa di un nuovo personaggio che vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Poi, pace e tranquillità, questo nemmeno l'ho mai visto. No, forse l'ideale sarebbe o questo, luce naturale, però per la pittura, la fotografia oppure quello che ho messo prima, casa studio. Sì, per essere creativi. Dai, lasciamo questo. E magari mettiamo invece di aspetto solare, mettiamo accogliente. No, scusatemi, luce naturale. Vediamo perché non ho capito veramente tutte le cose che dovrà fare Rashida con questa carriera. Però lei ha anche questa aspirazione, quindi dobbiamo fare anche le altre cose. Ci facciamo una bella foto ricordo, ragazzi. Fate una foto con April, il ricordo di questo primo giorno a Semaishuno. Io le sto già amando, ragazzi. Vediamo un po'. Su, vai! Che carine! La bionda e l'amora. Ok, la facciamo media. Possiamo. Ah no, meglio così. Ragazzi, per farmi un'idea più chiara, sto leggendo in questo momento l'articolo di Sims World, ovviamente riguardo la carriera di Psy Influencer. E vediamo un attimo. Allora, qua ci dice: tale carriera sarà strutturata analogamente a quelle aggiunte con vita in città, ovvero prevederà che si lavori da casa attraverso le assegnazioni lavorative e le abilità su cui si focalizzerà la professione saranno quelle creative, quindi nello specifico pittura e fotografia. Quindi comincia a fare foto a Gogo, scatta una foto di. Non possiamo del gattino, andiamo da Muslim. Aspetta un po', è animal di Instagram. Così iniziamo ad aumentare l'abilità di fotografia che serve tantissimo appunto per questa carriera. Che carino con la boccuccia aperta. Allora, eccoci qui. Vedete come ha gli occhietti verdi? Aumentiamo lo zoom. Ecco qui. Illuminiamo, che dite? Ma sì. Facciamo tutte e cinque le foto. I simi che intraprenderanno questo lavoro cominceranno scrivendo articoli di moda. Ma quindi dite che ci serve il computer, ragazzi? Allora, i fashion influencer avranno a disposizione diverse interazioni sociali.
legata al proprio lavoro, tra cui parlare di abiti, quello che abbiamo già visto, e rifare il look ai Sims. Andiamo da qualcuno? Allora, aspettate. Sì, similmente alla carriera di stilista di The Sims 3. Ah, aspetta, in occasione dell'aggiunta di questa carriera è stata anche introdotta una tavoletta grafica attraverso la quale i Sims potranno disegnare delle illustrazioni. Si tratta in pratica di un cavalletto, ma in versione digitale portatile. Aspettate perché io mi sto perdendo un sacco di cose, ragazzi. Allora, fatemi vedere un attimo. Mi dice dov'è? Allora, proviamo ad andare qui. Ok ragazzi, tavola stilistica delle tendenze, un insostituibile strumento del mestiere per un influencer di stili. Conserva gli spunti raccolti attraverso un sim che ha intrapreso questa carriera, seguendo l'evoluzione de dei suoi gusti estetici per sbloccare una varietà di look personalizzati, sbloccato a livello 1 della carriera di influencer di stili. Quindi si sblocca proprio, oddio enorme, a livello 1. Perfetto, e togliamo questo quadro assolutamente e mettiamo qui la nostra tavoletta grafica. Che colore, ma lasciamo pure nera. E ragazzi, album per schizzi digitalistico. L'ultima novità nel campo dei cavalletti elettronici portatili ti consente di portare ovunque la tua creatività. Puoi stampare immagini ad alta risoluzione, senza gli inconvenienti tipici della caotica creazione su tela sopra un traballante pezzo di antiquariato, quindi una soluzione tecnologica ai cavalletti. Quindi, mettiamola qui. Penso non ci sia altro, vediamo. Sto continuando a leggere. Sfortunatamente il rilascio dell'aggiornamento è stato posticipato a causa di alcuni imprevisti, vabbè non ci interessa, ormai ce l'abbiamo. La patch che originariamente era prevista per qualche mese uscirà dunque il mese successivo, vabbè, ormai ce l'abbiamo, quindi non ci preoccupiamo di questo. Quindi iniziamo subito ragazzi, lei ce l'ha fissata con questa lavatrice, allora qui non possiamo far nulla, solo osservare, quindi presumo dobbiamo partire da qui. Dipinto classico? No, questo è semplicemente per fare dipinti e lo proviamo subito. Tanto questa abilità è enorme, ragazzi, ci serve. Oh mio Dio! Spostiamoci un po', ecco. Mamma mia, che casino che stanno facendo April e Alissa, ragazzi. E sentite? Chissà che festa hanno organizzato. Sta facendo un dipinto classico. Vediamo un po', tanto l'abilità, non so, sì, penso stia salendo. Ok, il dipinto sta prendendo forma e so, penso di capire di che dipinto si tratti. Allora, eliminiamo le notifiche. È venuta anche April. Ed ecco qui il dipinto. Che ci vendiamo sicuramente, vendi ad un collezionista. Proviamo a rifare allora il look ad April, vediamo un attimo. Allora, sì, discutete sempre dell'abito e vediamo se trovo però l'interazione. Sull'armadio forse? No, con April non trovo nulla. Proviamo ad andare da un sim che non conosciamo. Quindi da chi è questa? Penny, presentazione amichevole. Su, voglio vedere come si rifà il look. Cioè, perché questa non, vedete, non possiamo utilizzarla. L'influencer di stile deve avere lo stato morale di uno spunto attivo per eseguire l'interazione. Sviluppa innanzitutto la tavola stilistica raccogliendo spunti da aggiungere all'oggetto. Che umore deve avere però? Forse ispirato. Intanto venite qui con Penny. Stanno arrivando, sì. E tu prova a diventare ispirata. Quindi, datti la carica? Fiducia, fiduciosa forse deve essere. Proviamo. O fiduciosa o ispirata, credo. Tu sei qui, Penny. Vabbè, mangia. Ecco, proviamo adesso. No. Allora, ogni viaggio nel mondo della moda inizia da qualche parte. Questo è per te il primo punto della cucitura. Mentre firme più prestigiose si occuperanno di abbigliamento d'alta moda, tu ricoprirai il ruolo di fanalino di coda. Promozione seguente, commentatrice di consegne. Io voglio capire però come fare gli stili. Intervista Penny.
pizza. Discuti dell'abito. Che c'ha, Muslim? Oddio. Piccolo, tutto bene? Sai che problema c'è? Qui hai tutto. No, un corno è tutto. Riempi la ciotola. Riprendi il dipinto classico. Vediamo se così riesce a diventarmi. Intanto aggiungiamo la al gruppo perché sennò mi sfugge. Vediamo se così mi diventa. Oh, ok, mi è diventata ispirante, ragazzi. No. Ok ragazzi, sono andata in un altro sito, quello di Luke Production, e praticamente vi leggo subito. Allora, qui ci sono informazioni più dettagliate, secondo me. Questa carriera è diversa da quella giocata in precedenza perché sarà protagonista e crea un sim. L'obiettivo è quello di svolgere incarichi che ci aiutano a progredire con la carriera, incorporando il cast nella professione di tutti i giorni. In sostanza, si parte come un giornalista freelance e sarà il lato creativo dei nostri sim a farne parte. Le abilità pittura e fotografia saranno utili, l'abbiamo capito, ok. Ecco una lista di informazioni che sappiamo al momento. Si lavora anche da casa, possiamo discutere dei vestiti con altri sim, possiamo intervistare gli altri sim e l'abbiamo fatto. Ci sono più rami per la carriera, ci sono nuove interazioni in cui puoi discutere della moda con un altro sim e persino chiedere a un sim di mettersi in una posa particolare. E questo sicuramente non l'abbiamo ancora sbloccato perché non l'ho visto, cioè non ho visto questa interazione. Possiamo anche offrire di fare a un sim un restyling. E tra parentesi c'è scritto: questa potrebbe essere un'interazione specifica per il ramo stilista della carriera. E per ultimo, no, non è per ultimo, il sim deve avere un rapporto più stretto, altrimenti rischiamo di abbassare la relazione. Allora, questo lo vendi. Il nostro sim può creare tendenze che altri sim potrebbero seguire. È possibile scrivere articoli che miglioreranno l'abilità di scrittura del nostro sim. Andiamo subito a prendere un computer. Allora, prendiamo un computer, che okay, qui non mi dice nient'altro, però abbiamo visto abbiamo avuto più informazioni. Allora, dove mi metto un computer? Cavolo, dovrei togliere la libreria, ma non mi va di toglierla, sinceramente. Cavoli, che non abbiamo spazio. Allora, non abbiamo. Allora, possiamo prendere di quelle scrivanie piccoline. Vediamo un po', tipo. Questa ci sta bene. E dove la metto però? Questo è un problema. Qui ci sarebbe se togliessi il. Allora, attivo un attimo il trucco. bb.moveobjects. E facciamo una cosa. Questo, il cavalletto, lo mettiamo qui. Allora, questa la mettiamo qua. L'avvicino un pochettino. E qui mettiamo il cavalletto. Qui mettiamo il cavalletto e qui la scrivania. Mettiamo anche una seggiolina. Ok. E prendiamo un computer. Prendiamo questo. Allora, vediamo un po'. Allora, carriera, scrivi un articolo. Questa è un'altra delle interazioni, quindi possiamo farlo da adesso. E scriviamo l'articolo, poi vediamo se ci sono altre cose. Penso che quella sia l'unica interazione riguardo questa carriera che si può fare dal computer, ragazzi. Poi, ovviamente, se voi sapete di più, fatemelo sapere perché nel prossimo episodio dove cioè che registrerò dove andremo da Rashida, ovviamente seguirò tutti i vostri consigli. Il nostro Muslim mi sta utilizzando la lettiera, però è sempre a disagio, aveva fame ma gliel'ho riempita, quindi forse ha semplicemente bisogno di attenzioni. Ok, ha scritto l'articolo, ragazzi. Oh, dovrebbe andare. Vabbè, adesso la mando a dormire, però vediamo un attimo. Penny. Se possiamo fare qualcosa, altrimenti proviamo nel prossimo episodio, ragazzi. Intanto la maggior parte delle cose le abbiamo viste, ovviamente con la carriera abbiamo potuto fare poco o nulla perché siamo agli inizi, però non vedo l'ora di vedere a carriera inoltrata cosa tutto dobbiamo fare. Sicuramente ci faranno andare nel Crown Sim, insomma, a cambiare il look, insomma, i sim.
E sarà bellissimo secondo me. Riponi il bucato. Questa volta l'ho fatto giusto. Se sapete di più, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Oddio, possiamo farlo, ragazzi. Corri, possiamo aggiungere uno spunto. Muesli, ci sentiamo dopo. Sì, in aria, va bene. Oddio, che figata. Oddio, allora, lavoriamo da casa ovviamente. No, vabbè. Guardate, ha aggiunto degli spunti e può scegliere degli abiti tramite questo. Ok, l'abbiamo visto quindi, è ufficiale, ragazzi. La mando un po' a dormire perché poi deve lavorare. E adesso dovrebbe sempre intervistare tre sim. Che dite, lo facciamo? Una volta che lei si riprende? Va bene, dai, come ultima cosa facciamo questo. Oddio, Alissa ci ha mandato un messaggio. Congratulazioni per aver ottenuto quello splendido lavoro. Credo che andrei alla grande. Grazie. Alissa, spero che anche tu, quando diventerai influencer, andrai alla grande. Ok, la faccio riprendere un po', ci vediamo dopo. Qui c'è Don Lotario che suona. Probabilmente adesso non avrà più la scusa di essere disoccupato con la nuova possibilità di dare un titolo alla carriera. Oddio, ma come sta camminando? Salve signora, è possibile farle un'intervista? Abbiamo completato tutti gli obiettivi di questa giornata lavorativa, ragazzi, sono strafelice, quindi è ufficialmente il suo secondo giorno di lavoro questo. Come il primo, direi che si è conclusa la grande. Lei è un pochino più a disagio perché è un po' stanca per il trasloco, per la nuova vita e forse è anche un po' triste perché pensa ai suoi genitori. Vedete che cara. Come vedete, Rashida ha compiuto anche i primi passi nel suo viaggio culinario attraverso la città, ma non sarà mai, credo, come Sydney, dell'adolescente fuggitiva di Alfa Omega. La saluto, vi lascio anche il suo canale in descrizione. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Vedete che è un po' nostalgica anche perché si è proprio trasferita recentemente. Puoi andare a dormire nel tuo letto? È possibile? Vabbè, adesso la mando io. Quindi niente ragazzi, io e Rashida vi salutiamo. Ovviamente scopriremo di più nel prossimo episodio che la riguarda, dove continueremo a lavorare come recensitrice in brattacarte e sono curiosissima anche di vedere, di scoprire se la nostra Rashida è stata in grado di superare le selezioni del GF Sims di Cherry Blossom Channel, ma qualora non fosse riuscita ad entrare nella casa, sono sicura che si riscatterà con questa carriera che è comunque il lavoro dei suoi sogni. Ha in parte comunque già realizzato uno dei suoi più grandi desideri, cioè quello di trasferirsi nella città dei suoi sogni, quindi insieme a Shuno, cioè sta anche comunque si sta facendo all'aspirazione, insomma, sono sicura che si riscatterà. E nel prossimo episodio, quindi, di Get Famous dietro le quinte, conosceremo il secondo personaggio segreto che entrerà in scena in questa serie, ragazzi. Quindi vi ripeto che ognuno di loro ha desideri e sogni diversi, ma ciò che li accomuna è il desiderio di fama e di popolarità. Poi magari ci sarà qualche altro personaggio che per raggiungere questi obiettivi, cioè la popolarità, diciamo che farà ricorso a mosse sleali. Questo è da vedere, perché comunque la maggior parte dei miei personaggi di questa serie sono tutti abbastanza tranquilli e tutti abbastanza buoni, però non si sa mai ovviamente. Quindi io vi lascio, vi ricordo che in descrizione trovate anche il canale di Cherry Blossom Channel, mi raccomando andate a farci un salto e noi ci vediamo col prossimo episodio dove andremo a conoscere questo secondo personaggio e ovviamente da April e Alissa andremo quando uscirà l'espansione perché loro intraprenderanno la carriera di attrice e di influencer. Quindi faremo anche la sfida della positività, non so in che episodio, ma la faremo, abbiamo 21 giorni e 3 ore di tempo. Quindi io vi saluto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se Rashida vi piace, se Muslim vi piace e io vi saluto, se vi va mettete mi piace, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!